Ciao, siamo Simona e Matteo e a bordo della nostra piccola grande Van Frida viaggiamo alla scoperta del mondo. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per restare aggiornati e mettete like, così viaggerete insieme a noi. Eccoci qua, è venerdì e come al solito Van Frida parte. Questa volta però weekend lungo, perché lunedì e martedì siamo in ferie, mercoledì è festa, quindi ce la godiamo per qualche giorno. Siamo partiti da Pontremoli che piovicinava e ora, come potete vedere, invece il cielo è azzurrissimo. Stiamo andando verso il Piemonte. Ebbene sì, questi giorni li passeremo lì, fra nocciole, tartufo, parolo, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo fatto il cambio di stagione, vero Cannoni? Vero. Ormai è arrivato l'inverno. Ormai è arrivato l'inverno e quindi abbiamo cambiato le Crocs. Io continuo a essere in mezzo ai mari. Sì, da noi oggi faceva un po' freschino, però più che altro c'era tanto vento. Vedremo al nord cosa ci riserva il tempo. Adesso non vedrete niente perché ovviamente è buio pesto, però ci hanno rintracciato in mezzo all'autostrada le fit, eccole qua. Ciao, li abbiamo beccati e così per caso, e li abbiamo braccati. Fantastici. Incredibilmente questa mattina il buongiorno ve lo do io. Siamo a San Salvatore Monferrato, questa notte abbiamo dormito qui. Ora Matte ve lo fa vedere, è un piccolo parcheggio, ci sono due posti per i furgonati van e un posto che è quello lì per i van, per i camper sopra i 7 metri. Qui, come potete vedere, ci sono carico e scarico e c'è anche l'elettricità gratuita. In questi casi solo un grazie al comune per questi spazi dedicati ai camperisti. Questa mattina siamo arrivati lunghi col sonno, poi siamo andati a fare la spesa, quindi ci siamo fermati a mangiare. Oggi menù autunnale, ci siamo fatti una vellutata di zucche e castagne e ora siamo ripartiti, stiamo andando nella zona di Barbaresco. Siamo arrivati a Guarene, che si trova in Piemonte nel Roero, e siamo sulla collina di San Licerio. Stiamo per andare a vedere un parco d'arte con sculture permanenti. Adesso poi vi ci portiamo con calma, eh. Siamo arrivati all'ingresso del parco della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Questo parco è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22. Non pagate niente, la visita è gratuita e dovete seguire una promenade. Qui potete vedere il percorso da seguire all'interno del parco. La caratteristica, oltre alle opere che vedremo qui dentro, è soprattutto data dal fatto che si trova vicino, accanto a una vigna di nebbiolo, e poi soprattutto avete un panorama veramente incredibile. Noi partiamo da qui. Questo è un piccolo parco scoperto assolutamente per caso, perché noi siamo sempre alla ricerca di questi luoghi, anche se piccolini ma sempre un po' particolari, e può essere anche uno spunto interessante per una gita fuori porta o due passi sotto un meraviglioso sole come oggi. E siamo pronti per la salita. Ma perché Bertolini si sale sempre in queste cose qua? C'è sempre della salita. Per godersi il panorama.
ma bisogna prima salire. Ah, beh, allora. La prima opera che incontriamo è di un artista canadese di Toronto. Del 1986 lui è nato e è formata da tubi in acciaio, neon e reti metalliche. Quest'opera invece è composta di camicie bianche stese al vento. Virginia, ma anche te le camicie bianche le stendi così? Ti ricordo che tu non hai camicie bianche. Io una volta usavo solo camicie bianche. Una volta. No. Per l'esattezza sono 10 camicie bianche. L'opera che avete appena visto riproduce fiori maschili e femminili della vite e infatti, adesso vi faccio vedere, confina proprio con un meraviglioso vigneto. Quest'opera è una panchina, niente di più, fatta da un artista cinese. Niente di più, ti sembra poco, su una panchina se ti siedi, puoi ammirare il mondo, c'è una vista qui incredibile. Bertolini, l'ha messa nell'unico punto dove davanti ci sono gli alberi. Sono cresciuti. Sedersi su una su questa panchina è il completamento dell'opera e questa panchina è stata fatta con un legno di cipresso, caduto però per cause naturali. Io nel frattempo mi sono tolta la giacca, considerate che è il 28 di ottobre, c'è pieno di farfalle, di zanzare, di tutto fuori stagione, però fa piacere godersi una giornata così. Bertolini, c'erano i pomodori fioriti, ma ti rendi conto? I pomodori fioriti. Non ci sono più le mezze stagioni. Ma manco le stagioni, se per cui... Ah, stanotte... Si dorme un'ora di più? Meno, no, un'ora di più, sì, l'orologio va un'ora indietro, un'ora di più si dorme. E si campa un'ora di meno. Quindi possiamo vedere ballando con le stelle tutto fino alla fine, tanto poi ce ne abbiamo per dormire. Comunque, il cinese di prima ha capito che l'aveva messa in un posto inutile quella di prima. E quindi ha capito e ha detto ne metto un'altra, ne metto e qui c'ho la vista. Che effettivamente... Alla vostra, cioè alla nostra sinistra c'è poi là il paesino di Guarene che dopo andremo ovviamente a visitare. Bella controluce. Là c'è anche il Monviso, da qualche parte, lì perfettamente sotto il sole. Bertolini, facciamo una citazione colta, stammi lontano perché sennò non si capisce quello che devo fare. Il maestro Franco Fontana, fotografo, fece tutta una serie di fotografie fotografando l'ombra sua e di sua moglie in posti meravigliosi e intitolò queste opere Presenze e assenze, perché praticamente com'era la questione? Che loro andavano in giro sempre loro due e non c'era mai nessuno che gli faceva le fotografie in questi posti bellissimi e quindi ha deciso che lui fotografava le loro ombre in posti bellissimi. Genio, assolutamente genio. Quella che vedete alle mie spalle e che Matte vi sta mostrando è un'opera recentissima del 2023, Chincaglieri. Praticamente c'è questa ragazza che urla in una piazza di Guarene. Questo gesto, che può sembrare individuale e del tutto semplice, è qualcosa che diventa collettivo, perché praticamente lei nel suo urlo richiama le altre persone e
è un'azione collettiva, perché praticamente l'urlo serve per superare delle barriere e delle distanze. Questa scultura alta quasi 9 metri rappresenta una torre di avvistamento capovolta. The Terminal Outpost. Quest'opera che vedete in acciaio è di Stefano Boeri, uno degli architetti più famosi che abbiamo in Italia. È una scultura del 2000, rappresenta la doccia e ricorda i primi immigrati che stavano attraversando il mare per venire in Italia. Non è una normale doccia, perché ovviamente, come potete vedere, non esce acqua. Non so se riuscite a sentirle, ma c'è un flusso continuo di voci, e sono voci a volte anche drammatiche, sono le voci dei migranti sbarcati in Calabria. Per le pecore c'avevano, credo, 300-400 pecore. Per questa portava sempre montagne. Che? Van. Questa che Matte vi ha fatto vedere è l'immagine di un camaleonte e l'artista è Katia Novitskova. Lei è partita da tante immagini prese sul web di camaleonti e ha realizzato questa mega scultura. Secondo lei il camaleonte è un'immagine un oggetto fotografico scultoreo ed è molto più complesso di droni o robot. Quella che vedete lì davanti a noi è la scritta che di notte si colora, in ognuno la traccia di ognuno. Deve essere meravigliosa di notte. Sembra un po' di essere in quelle feste pugliesi dei santi, quando si illumina tutto la sera, vero? Di merletti fatti. Ci stiamo avvicinando verso l'uscita e una piccola riflessione. In queste cose, nei musei, dove ovviamente la bravura e l'estro dell'artista è oggettivo, ma credo come in tutte le altre cose, c'è un artista aggiuntivo che è un po' il nostro occhio e il nostro cuore. E questi musei, queste sculture ci invitano un po' a riflettere, però credo che anche se all'esterno dei musei, andando in giro, quello che noi vediamo è sempre diverso da quello che vedono gli altri, perché passa sempre attraverso il nostro cuore e il nostro occhio. Avvicinati all'ingresso del castello di Guarene e abbiamo scoperto che c'è un hotel ristorante con piscina e centro benessere 5 stelle lusso, quindi se non avete il furgone o il camper potete investire qualche spicciolino per farvi una nottatina qua, eh? La Bertolini ha detto che lei il 5 stelle lusso non gli frega niente, cioè meglio della Fridina, ma cioè, voglio dire, vado al 5 stelle lusso, c'ho tutto, c'ho la vista, va bene così. Mente sapendo di mentire, perché stamattina ha sentito il primo frescariallo e ha detto bisogna accendere i riscaldamenti. Scusa, cioè poi questo hotel qui, no? Io posso anche venire in questo hotel qui, però in un posto qua, fermo, la Frida ci porta ovunque. Abbiamo visto dei posti incredibili.
Così, scusa, riscaldamento ce l'ho, il bagno ce l'ho, la cucina ce l'ho, il letto ce l'ho, l'acqua potabile ce l'ho, la televisione ce l'ho. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Il meccanico l'ha messo a posto. Grande Alfio, perfetto, grande Alfio. Perfetto. Qui c'è la torre del campanile con l'orologio. Bertolini, io ho una domanda da domandarti. Dica. Ma te, io mi sono sempre domandato questa cosa da quando sono senziente, no? Stanotte cambia l'orario e quindi io tutte le volte non so se bisogna metterla avanti, indietro. Quindi in 48 anni, metti in 40 che lo faccio, l'ho fatto 80 volte e non ho ancora capito cosa devo fare. Quindi questo ti lascia ben presagire il mio livello, no? Ma vorrei inquadrarti mentre ti faccio la domanda. Ma adesso, lì stanotte, alle 2, perché cambia sempre alle 2 di notte, non, anche sta roba non può cambiare a mezzogiorno, no? Cambia alle 2 di notte, no? Ma cos'è? Ma sto qua, no? Cambia da solo come gli orologi perché è geoconnesso? No. O c'è l'omino che si arrampica? C'è Babbo Natale, un anno Babbo Natale, un anno la Befana che la vanno a cambiare. No, secondo me c'è l'omino che si arrampica su con la scaletta. Dici, col tramalo. C'è Babbo Natale con la scaletta. Poi si attacca la lancetta e ruck, la lancetta viene giù. Comunque il castello, ecco lo spigolo che vedete lassù, è il castello. Bello. Bello. 5 stelle lusso. La vista non gli manca, sicuro. Il fascino della luce della sera sui campanili è qualcosa di incredibile. Visto che siamo anche appassionati di vini, come penso avrete capito, stasera avevamo provato a prenotare con Agricamper in un'azienda vitivinicola. Purtroppo non ci è stato possibile e quindi per la cena siamo venuti qui alla cantina sociale Terre del Barolo a fare un po' di rifornimento. Un po' di spesa. Buona domenica! Oggi vi diamo il buongiorno con questa vista meravigliosa. Abbiamo dormito nel parcheggio sotto la morra e ora, nonostante il cambio di orario, noi perennemente in ritardo, andiamo alla Fiera del Tartufo di Alba. La giornata è così così, però ora sta uscendo il sole. Io ho rinforzato un po' gli ormeggi perché bisogna stare in giro tutto il giorno e quindi si parte!